Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, come avete letto dal titolo, sì ragazzi, alla fine anche io ho fatto il vaccino. Premetto che non sono né pro né contro questi vaccini, a differenza di tante altre persone che magari dicono assolutamente ce la dobbiamo fare, altrimenti non usciamo mai, o persone che pensano che il vaccino sia pericoloso. Io non appartengo a nessuna di queste due categorie. L'ho voluto fare per una cosa mia, perché come sapete io sto insieme a un ragazzo di Isola del Gran Sasso, anzi se sta guardando questo video gli mando tanti saluti, e quindi ovviamente quando ho sentito dire che volevano mettere l'obbligo del passaporto vaccinale anche per prendere i mezzi pubblici mi sono un attimino spaventata, perché ho detto cavoli, che faccio? Cioè se lui mi invita io non posso andare da lui a trovarlo. Perché io non ho la patente, quindi devo per forza di cose prendere i mezzi pubblici. E quindi mi sono spaventata. D'altra parte, comunque penso, cioè mi auguro che questi vaccini funzionino. Cioè, io lo spero con tutto il cuore, perché veramente siamo in questa situazione da quasi 2 anni ormai. E, cioè, spero di vedere la luce. E penso che anche voi volete lo stesso. Detto questo, adesso vi spiego brevemente com'è andata. Infatti faccio questo video anche per dirvi come sto, perché ovviamente ogni persona reagisce in una maniera. E io chiaramente ho reagito alla mia maniera. Sono arrivata praticamente con mia madre, perché comunque io agitata come stavo non me la sentivo di andare da sola, perché io ragazzi praticamente c'ho da sempre una fobia per gli aghi. Quindi, cavoli, la fobia degli aghi ci sta, ma avevo anche paura del vaccino in sé, perché ho sentito che all'inizio ci sono tanti effetti collaterali, tipo mal di testa, dolore alle ossa, febbre, e ovviamente fa paura perché tu non vuoi stare male, cioè perlomeno io non volevo stare male. Tutto sta che sono arrivata con mia madre, però non sapevamo se lei potesse entrare, perché lei comunque il vaccino non ce l'aveva lo stesso giorno, quindi non sapevamo niente, vabbè. Però ci hanno praticamente accolto bene. Mi ricordo una signora gentilissima, mi ha dato i moduli da riempire, gentilissima, praticamente mi ha trattato come se fossi, diciamo, sua nipote, per dire, mi ha detto no, stai tranquilla, non è niente, io sono stata, figurati, una delle prime a farlo. E va bene. Dopodiché mi ha fatto accomodare, tutto a posto, dopo manco 2 minuti. Mi chiamano, entro, ci sta praticamente il sindaco di Chieti, praticamente adesso è il sindaco, però in realtà lui è sempre stato un medico, quindi è chiaro che quando ho sentito che il sindaco di Chieti mi volesse fare il vaccino, ho detto cavoli, ma qua mettono pure la gente incompetente, però non sapevo che fosse anche un medico, quindi ci può stare, anzi un medico veramente bravissimo. Perché mi ha saputo mettere a mio agio, mi ha detto tu stai tranquilla, cioè mi ha trattato veramente bene, benissimo. Mentre me lo iniettava, io tipo mi sentivo un senso di oppressione qua, ho cominciato a vedere quasi a doppio e praticamente mi sentivo il sapore del vaccino in bocca. Tanto è vero che io mi sono lamentata di questa cosa, perché pensavo appunto che stavo avendo un infarto. Questo cavoli, qua mi sa che ci sto a lasciare le penne. Quando il medico ha finito, perché chiaramente loro sono dottori, quindi loro lo sanno, mi ha detto adesso tu ti distendi, mi hanno fatto distendere, abbassati la mascherina, respira, perché stai solo avendo una crisi d'ansia, o meglio un attacco di panico. Ho respirato tutto con calma, tutto a posto, c'erano anche i militari, ma non so perché. Per carità, il personale gentilissimo, veramente
veramente molto gentile, anzi io sarei stata pure contenta di pagare per avere un'assistenza così, magari fosse sempre così. Anzi, certe volte si vanno in certe strutture veramente dove i medici ti trattano veramente malissimo e c'hanno pure ragione a trattarti male, per dire, cioè alla fine c'hanno sempre ragione loro, invece loro gentilissimi, mi hanno messa a mio agio, proprio gentilissimi. E poi chiaramente mi hanno dato il passaporto vaccinale che appunto che mi dura fino alla scadenza. Io il richiamo ce l'ho il 20 settembre, cioè il richiamo. Una volta che stavamo uscendo, ci stavano quelli di Rai 3 e praticamente fermano me e mia madre se volevamo rilasciare un'intervista. Io vedo mia madre scappare con un fulmine verso l'uscita. E alla fine io sono rimasta lì da sola, praticamente a fare l'intervista. Mi hanno chiesto un po' di cose, tipo mi hanno detto, ma cosa ti ha spinto a fare, diciamo, il vaccino? Io ho risposto, no, per andare a trovare il mio fidanzato, poi volevano sapere, tipo, se lui l'aveva fatto, i miei amici se l'avevano fatto, cose così, però chiaramente poi, quando l'hanno fatto rivedere in televisione, hanno tagliato un po'. E l'hanno aggiustato perché all'inizio non sapevo letteralmente cosa dire, cioè se fare, diciamo, l'attrice per dire no, lo faccio perché è importante farlo per il bene comune, oppure se dire la verità e dire veramente come stavano le cose. Io veramente la cosa che mi ha spinto a farlo è stato proprio l'amore, veramente, e quindi ho preferito dire la verità. Detto questo, una volta che sono tornata a casa, prima che tornassi a casa, tra parentesi, ci siamo dovuti fermare al supermercato perché io volevo la cioccolata, perché come premio che avevo fatto il vaccino, e vabbè, dettagli. Però una volta tornata a casa, per dire, ho fatto le cose normali, stavo bene, per dire, non avevo fastidio, non avevo un fastidio, dico un fastidio, il braccio non mi faceva male, niente di niente. Finché non arriva la sera, un dolore mai provato prima al braccio. Tant'è vero che io dicevo a mia madre, cioè ho cominciato a sparare cavolate senza senso perché è un dolore talmente atroce che alla fine non ti fa ragionare. Io dicevo a mia madre, senti, portami in ospedale, mi devono amputare il braccio perché fa troppo male, io non lo sopporto più sto dolore. La mia mamma, calmati, mo ti do delle medicine che ti faranno bene, perché poi è un dolore, ragazzi, insopportabile. Cioè, forse i dolori del parto o i dolori da ciclo. Non erano così, non sono così. Proprio un dolore, guardate, allucinante. Poi ho cominciato ad avere i brividi di freddo, praticamente, tant'è vero che mi sono messa pure il termometro, ho detto, qua sicuramente c'ho la febbre, ma la febbre non mi è venuta. Cioè, soltanto come se mi dovesse venire, però non mi è venuta. E praticamente questo dolore al braccio, allora, io il vaccino l'ho fatto 2 giorni fa. Ieri sono stata malissimo con il braccio, ma non avevo altri sintomi, solo questo, però un dolore allucinante. Stamattina mi sono svegliata che stavo appunto meglio, c'ho lo stesso il dolore al braccio, però comunque va meglio, un dolore più sopportabile, anche se non posso fare così, io che mi fa male, è gonfio, beh, non so se lo vedete, ma è gonfio ed è pure rosso, spero che si sgonfi. Se no, il 20 settembre dirò la seconda dose me la fate di qua. Perché, cioè, rifare di qua queste condizioni, non so se sia il caso. E mo piano piano va meglio. Cioè, se non stavo meglio non avrei manco fatto sto video, perché se mi vedevate come stavo ieri e come stavo 2 giorni fa, vi sareste messi sicuramente le mani nei capelli. Bene ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.